Buon pomeriggio a tutti, come state? Come procede l'allevamento? Come procedono le cove? Chiedo scusa per la lunga attesa perché è da un po' che non faccio video, ma ho avuto da fare dei lavori qui a casa, quindi verniciare, sistemare, quindi anche questo richiede tempo, quindi non ho guardato da un po' che non entro sui social, diciamo che ho dovuto sistemare delle cose in casa, quindi ho tralasciato un po' l'allevamento. E anche un po' YouTube, quindi non ci ho dato come priorità, non sono andato a fare i video e non sapevo i discorsi da fare, quindi adesso che ho finito di sistemare casa ho guardato un po' sui miei gruppi, sui gruppi che gestisco, le domande più frequenti che si fanno riguardo ai cardellini e cosa fare quando si compra un soggetto nuovo. Ecco, diciamo che innanzitutto bisogna sapere dove si va a acquistare questo soggetto, quindi le cose che vi elencherò non sono scritte, quindi diciamo che sono nella mia testa e diciamo che sono esperienze mie personali, ma ogni allevatore c'ha la sua esperienza, quindi sa gestirsi il suo allevamento. Io il mio allevamento me lo gestisco naturale. Quindi ho visto anche un sacco di commenti di persone che mi hanno scritto che stavo andando bene con il canale a naturale, adesso sono passato a usare vitamine o non lo so, prodotti di varie vite, ma io innanzitutto tengo a precisare una cosa. Questo canale qua è stato fondato per persone che comunque si vergognavano a fare certe domande perché venivano prese in giro o con delle risposte, diciamo, non adatte. E tengo a precisare che questo è un canale di rimedi naturali e rimarrà un canale di rimedi naturali. Se ho fatto due o tre video, magari per fare pubblicità a qualche ditta, e come ben sapete, bisogna, se vuoi farti vedere in questo, diciamo, su YouTube, se ti vuoi far vedere, se vuoi crescere, devi anche fare questo. E faccio un piccolo esempio, un calciatore per farsi vedere deve fare dei video con magari fare dei bei numeri, si deve fare pubblicità, quindi io ho dovuto fare pubblicità per farmi anche vedere, però ho visto che qualcuno non è piaciuto, qua chiedo scusa perché comunque ho provato a farmi vedere e ho visto che la gente preferisce le cose naturali, quindi io continuerò con naturale e continuerò a portare prodotti naturali e rimedi naturali. E come vi dicevo, questo video qua parla di come vedrete nel titolo. Scusate, mi si è aperto Alexa nel telefono pronunciando la parola YouTube. Comunque, vi dicevo, vi parlo di un'esperienza personale mia, quindi diciamo su quello che ho passato io, che ho sbagliato tantissimo all'inizio, dipende da chi vai a acquistare i soggetti. Come vi ho detto il titolo, scusate, tornando indietro, il titolo è cosa fare quando si acquista un soggetto nuovo. Basandomi sulla mia esperienza, ognuno nel suo allevamento fa quello che vuole, io parlo del mio allevamento. La prima cosa da fare è da chi lo vai ad acquistare il soggetto, perché ci sono allevatori e allevatori, non tutti gli allevatori sono onesti. Perché sento magari cardellini che costano 20 euro, ma sappiate che quel cardellino lì con 20 euro o è di cattura o è di cattura, anche se annellato li prendono dai nidi e li annellano loro. E quindi una volta che lo porti nel tuo allevamento e dopo un mese, o anche 2 o 3 mesi, lo saluti perché muore, perché lui è abituato a mangiare cose naturali in libertà, comunque loro sanno come gestirsi il loro metabolismo e quindi abituato a fare tanti tanti chilometri di viaggio, quindi noi arriviamo, lo mettiamo dentro una gabbietta e ecco, una cosa a cui sono contro io, mettere un soggetto in una gabbietta piccola, perché comunque voglio vedere una persona chiusa dentro uno stanzino 24 ore su 24 di 2 metri o 1 metro. Impazzisci, quindi anche per un cardellino che sono molto delicati, ma questa qua vale non solo per il cardellino, vale anche per un canarino. Secondo me un canarino, un cardellino deve avere almeno un minimo un 90 cm di gabbia, 90 cm per poter comunque volare,
divertirsi, perché anche loro si divertono. Se lo senti cantare vuol dire che è felice. Se senti un soggetto che non canta vuol dire che c'è qualcosa che non va. Le cose da fare sono innanzitutto, quando lo vai ad acquistare, diciamo quando vai da questo allevatore qua ad acquistare un soggetto nuovo, devi vedere come alleva. Nel senso, se alleva con luce naturale o luce artificiale, quindi tu quando lo compri devi portarlo in tuo allevamento e far che la stessa umidità che c'è magari nel suo allevamento cerchi di tenerla bene o male alla stessa umidità, stessa temperatura e seguire la sua alimentazione. Cosa vuol dire? Che se io allevo con Mangime e Manitoba, vi faccio un esempio, tu non puoi arrivare e dargli il Felix o dargli, non so, un altro tipo di mangime, ecco, credo che avete capito. Non puoi cambiare alimentazione perché il cardellino è molto delicato. Posso capire un canarino, anche se gli cambi alimentazione, non, diciamo che c'è un metabolismo talmente diverso da quello del cardellino. Quindi, ecco, la prima cosa è cambio di alimentazione. Non bisogna mai cambiare l'alimentazione, mai. E la seconda cosa, se sei un soggetto molto spaventato, quindi che sbatti da gabbia a gabbia, scusate che qua passa il treno, quindi aspettiamo un attimo che passa perché sennò non mi sentite. Ecco, il cambio di gabbia. Non potete prendere un cardellino in una gabbia che magari stava in una 120 e poi voi arrivate e lo mettete in una gabbia, non so, in quelle gabbie piccole, micro, le chiamo le Malaga. Io le Malaga, quelle piccoline, le uso come trasportino. Quando vado a prendere un soggetto nuovo mi porto quelle gabbiette lì. Ecco, io sono contro a quelle gabbiettine lì, però vedo ognuno fa quello che vuole, non mi interessa, non voglio metterci bocca su questo. La seconda cosa, come abbiamo detto, l'alimentazione non puoi cambiarla da un momento all'altro, perché tu sì, lo vedi che mangia, ma dopo due o tre settimane inizi a vederlo un po' arruffato, vai a vedere, trovi pancia gonfia, arrossata, e inizia a mangiare tanto tanto, poi alla fine lo vedi sempre più magro e quindi porta a morte sicura. Quindi anche quello non bisogna mai cambiare alimentazione, quindi tu segui sempre l'alimentazione del vecchio allevatore che ti ha dato quel soggetto lì e man mano inizia a somministrare la tua. E poi un'altra cosa è se avete un soggetto che si spaventa tanto, sbatte tantissimo, voi lo prendete, lo mettete in una gabbia da 60 o 90, lo mettete dove vi veda spesso, o se no, comunque bene o male dovete metterlo in un posto, parlo di femmine, ah scusate, non vi ho specificato, parlo di femmine, se volete vedere delle femmine che si riproducono mettiamo esempio, avete perso una femmina, quindi andate a comprare una femmina. E per avere la certezza che lei si riproduca, dovete far che lei non si spaventi, non deve essere una femmina spaventata, altrimenti non vi fa le uova, perché una femmina spaventata non vi deporrà mai le uova, ricordatevelo, non deve essere una femmina che appena ti avvicina la gabbia inizia a sbattere da destra e sinistra, sappiatelo che non vi farà mai niente un soggetto così, mai. Il maschio coprirà sempre la femmina, è la femmina quella che decide in allevamento, tutti dicono il maschio. Copre e basta, il maschio non cova, cioè è difficile, sì, ci sono maschi che covano, aiutano la femmina, ma non farà mai la parte della femmina il maschio, quindi se dovete cercare di addomesticare un soggetto, ecco, cercate di addomesticare sempre le femmine, perché le femmine sono sempre quelle, tra virgolette, più insidiose, sono sempre quelle che ti danno sempre dei problemi in allevamento, perché se una femmina è spaventata non vi farà mai le uova, quindi cercate sempre di metterla a una distanza di altezza di 1 metro, non più alta del metro, perché lei si spaventerà sempre di più, vi vede sempre dall'alto in basso, quindi ogni volta che vi avvicinate sbatterà sempre. Quindi cercate di mettere una gabbia a una distanza di 1 metro, che vi arriva più o meno alle spalle. E vedrete che così un giorno vi vede comunque sempre fare avanti e indietro, secondo giorno, terzo giorno, quarto, si abituerà. E man mano che voi inizierete a vederla sempre, lei vi vede sempre, che gli cambiate l'acqua, gli cambiate il mangiare, inizierà ad essere un po' più tranquilla. Man mano col tempo non si spaventerà più, quindi non sbatterà più né destra né sinistra e non si farà del male a lei stessa. E automaticamente avrete una femmina che avrete, sarete sicuri, un 85%-90% vi darà soddisfazioni. Un'altra cosa. La polizia nell'allevamento è fondamentale fino a un certo punto. Ne ho parlato con un carissimo amico, un grandissimo allevatore, non pronuncerò il suo nome, e mi aveva dato questi consigli qua, che va bene fare le pulizie nella gabbia, io parlo della gabbia, ovviamente il pavimento sì, lo pulite sempre, quello è normale perché comunque ci passate, e invece nella gabbia
almeno una volta, 1 o 2 settimane, secondo me. Io lo sto testando e credo che va bene. Ovviamente non ci deve essere pieno pieno di feci, però una volta ogni 2 settimane la pulisco. Perché se pulite spesso, 2 o 3 volte a settimana, alla prima volta che va a contatto con delle feci, e se sono sempre pulite, poi va a contatto con delle feci, deve avere degli anticorpi, come dei bambini. Quindi devono avere degli anticorpi, non è che puoi sempre pulire il fondo gabbia perché è sporco un pochino. No, no, ci devono essere un po' di batteri, ecco. E poi dipende da tantissimi fattori. Poi non puoi tenere un soggetto nuovo che magari lui ce l'aveva in un garage, tu lo porti e lo metti in casa, perché in garage c'è una temperatura, in garage, in cucina o in salotto c'è un'altra temperatura. E devi adeguarti alle temperature che aveva il vecchio allevatore. Poi, come vi ho detto, ci sono allevatori e allevatori. Cioè, non ci sono tutti non tutti gli allevatori sono bravi. C'è quello che ti vende un soggetto a 80 euro e sei sicuro che ti prendi un buon soggetto, però dipende sempre dall'allevatore. Ci sono allevatori che conosco che sono veramente onesti, ti vendono un soggetto femmina o... Io ti parlo di nostrani, non parlo di mai, io riparlo di nostrani. A 80-90 euro lo porti in allevamento e nel periodo riproduttivo ti dà belle soddisfazioni. Mentre vai a spendere 20-30 euro da un allevatore, ti dice sì, te lo garantisco, è di qua e di là, e dopo un mese ti muore e ti fai delle domande. C'è differenza tra 30 euro e 80 euro. E quindi, se uno vuole portare un bel ceppo nel suo allevamento, deve spendere dei soldi. Non puoi dire: ah, io ho speso 30 euro e non mi fa niente. È normale. Perché sono sempre soggetti di cattura. Poi c'è chi te lo regala perché comunque magari è un tuo amico e quindi dici: ascolta, io voglio comprare dei soggetti. E ti dici: dai, tanto parti con questo, perché comunque il cardellino costa e è difficile anche da mantenerlo. Quindi le basi sono queste: la temperatura, il mangime. Diciamo che le cose più fondamentali sono il mangime. Non cambiare subito l'alimentazione a un soggetto. Non gliela puoi cambiare. Piano piano inizia a somministrare la tua. Ovviamente tenere i posatoi puliti, perché i posatoi loro ci si vanno a appoggiare e io li cambio perché ho quelli di legno. E come vi dicevo, io ho quelli di legno. Poi non portarlo subito nel tuo allevamento. Un'altra cosa è molto importante, perché se quel soggetto è malato e lo porti nel tuo allevamento, contagia tutti. Quindi magari per colpa di un soggetto da 80-90 euro e c'hai dentro in allevamento, non so, 3.000 euro di soggetti o 4.000 euro, non lo so, ognuno può avere quello che vuole. Però in quel caso lì, per colpa di un soggetto, rischi di contagiare tutti. Quindi io una cosa che consiglio sempre, quando si acquista un soggetto nuovo, metterlo in quarantena in un posto molto lontano dagli altri soggetti. Boh, io per dirti, ho allevo in garage, se acquisto un soggetto nuovo me lo porto in casa. Ho dentro in casa uno stanzino con una temperatura di 12-13 gradi, è fresca, comunque uno sgabuzzino pulito, idoneo. Io lo tengo lì, lo tratto con l'antiacaro e continuo a somministrare la miscela del vecchio allevatore. Però io vado da gente che conosco e sono sicuro di quello che di acquisto. Quindi non vi fidate subito che trovate dei soggetti, dici sì, io vado a comprare. No, dovete anche chiedere di quell'allevatore. Comunque adesso ci sono vari gruppi su Facebook, quindi io non compro mai da subito, io ormai vado sui gruppi e ci sono allevatori e allevatori, quindi anche le conoscenze contano. Nel mio caso, boh, ve ne faccio uno veloce, Raffaele. Io sento tutti parlare di Raffaele, io ho visto i suoi soggetti, ho visto la roba che vende, poi fa anche delle piccole estrazioni nel suo gruppo e la gente che ha comprato da lui ha avuto degli ottimi risultati, quindi ve lo posso raccomandare. Poi c'è anche Musa, che è uno molto, molto tosto nell'allevare. Ce ne sono tantissimi, c'è Ibrahim, non so, me ne posso elencare fino a domani. C'è gente che ha dei gran bei soggetti, ok, voi sentirete cifre come 150, 160, 170, però si parla di soggetti che sono veramente tanta roba. Cioè, lo porti nel tuo allevamento, sei sicuro di avere delle belle soddisfazioni. Ovviamente quando te lo vendono, loro ti dicono anche: guarda, io lo sto alimentando così, in questa temperatura qua, e ti danno tutti i pareri
tutti i consigli per mandarlo avanti. Cioè, non è che te lo vendi e ti dici ciao, è stato un piacere. No, no, ti dicono guarda, io sto somministrando questo, e ce l'ho uso naturale, queste cose qua. Mentre ci sono quei farabutti, chiamateli come volete, che vi vendono un soggetto, ti dicono sì, 70-80 euro, vai tranquillo, ma è pieno di bombardato di medicinali, arrivi a casa, dopo 3-4 giorni lo vedi nel fondo gabbia. Ecco, queste cose qua sono brutte perché pensano a fare i soldi, ma non pensano alla vita dei soggetti, e quindi è una cosa bruttissima questa. E quindi, prima di tutto, ragazzi, quarantena ai soggetti, e qualsiasi soggetto acquistate, anche se lo acquistate da un familiare, da un fratello, da un miglior amico, la quarantena è importante. Prendete un soggetto, lo mettete sempre 14-15 giorni in casa finché non siete sicuri che non ha niente, e poi in quel caso lo potete inserire nel vostro allevamento. Poi, vi ho detto, sono piccole cose che possono salvare un soggetto. Alimentazione non la cambiate. Cercate di andare sempre con naturale, quando avete un soggetto nuovo gli date tantissime prative, ce ne sono tanti, adesso anche sui gruppi ormai trovate tutti i tipi di prative, la gente è sempre disponibile, ti dice il nome, ti dice se è pronta per darla, se non è pronta per darla, cioè basta scrivere sui gruppi. Io parlo del mio gruppo, nel mio gruppo ormai c'è tanta gente, c'è Samir che è veramente un maestro sulle prative, c'è Elio che è veramente un altro prativo, c'è Giuseppe. Che comunque gente sempre disponibile, cioè ti aiuta, ti risponde, ti dice sì, fallo, no, non farlo. Cioè, se no ti mettono le mani in alto e ti dicono no, non lo sappiamo, non conosciamo che erba sia. Quindi, cioè, loro finché possono li aiutano. Ovviamente ognuno c'ha il suo modo di allevare, non tutti alleviamo allo stesso modo. Quindi, ricapitolando, alimentazione non cambiarla, tenerlo in un posto, se è calmo, non, se non è calmo lo tieni in un posto dove ti veda spesso e così non sbatte più, parlo delle femmine, e non bombardateli di medicinali per andarle in estro, tanto ci vanno a prescindere adesso che si scaldano le temperature, non stare lì a dare questo, quell'altro, che non serve niente. Aiutatele piuttosto con le prative, io sto usando sempre prative, io ho le buste piene di prative, le faccio seccare, poi le somministro, le inserisco nelle pastonate senza mettere uova, piselli, queste cose qua, io le mie pastonate, guardate, sono qua, vedete, misto di semi e pastoncino secco e basta, nient'altro, e questo è quello che somministro a tutti i miei soggetti. Il resto viene da sé, come vi ho detto, se un soggetto è sano si riproduce, se non è sano non si riprodurrà. Potete starne tranquilli e certi. E il discorso di oggi volevo solo spiegare a un paio di gente che vedo che chiede un'informazione come che alimentazione dare, con un soggetto nuovo, magari sono inesperti, magari allevavano solo canarini e sono appena passati i cardellini. Quindi per me, ragazzi, il mio consiglio che vi posso dare e osservare attentamente da chi è nato ad acquistare il soggetto, guardare che miscela usa, anzi fartene lasciare magari un po', mezzo chilo, 1 chilo di quella miscela lì, e la prima settimana somministri la sua miscela, poi la settimana dopo inizia a integrare la tua. Cosa vuol dire? Che metti 2 chili di quella miscela lì e ci aggiungi 1 chilo della tua. Poi la settimana dopo fai 2 chili della sua e 2 chili della tua. Poi mano a mano inizia a diminuire la sua e a aumentare la tua miscela. E poi vedrete che il soggetto non si ammalerà. Sane certe che non si ammala perché lo stress di un cardellino è veramente molto facile che si stressa e si abbatta su se stesso e si ammala con solo lo stress. Perché la maggior parte dei soggetti di cardellini che ho avuto io, i primi tempi che ho allevato, che nessuno mi dava consiglio, bene o male, tutti dicevano: e allora, se non sai la differenza tra un maschio e una femmina, cosa viene a comprare un cardellino? Cioè, solite risposte da leoni da tastiera, ecco. Io ve le ho elencate, sono poche, ma diciamo importanti. Per me la cosa fondamentale è non cambiare mai alimentazione a un soggetto, anche se sono i tuoi, non gli puoi cambiare alimentazione. Cioè, sì, per un anno ho usato la Blattner e dopo 2 anni di che uso la Blattner inserisco la Manitoba. Anche se sono i tuoi lì si ammalano, non puoi cambiare alimentazione. E niente, il video di oggi ho voluto solo spiegare queste cose qua, è stato un po' lungo, scusate, però ho voluto spiegare a un po' di persone che ho visto tantissimi chiedere informazioni di cosa fare quando si acquista un soggetto nuovo.
E questo qua è tutto questo. E adesso che diciamo che sono ritornato a fare un po' di video, vi farò un video tra 3-4 giorni su una malattia che contagia anche gli altri soggetti, che la cureremo nel modo naturale, che è quella delle zampe. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e grazie di tutto.